manifestazione organizzata con lo sportivo Adriano Ribera, che con il patrocinio del Comune di Ribera e la collaborazione dell'ACSI, che pubblicamente ringraziamo, ha organizzato una corsa su strada di 21,097 km. La gara fa parte del circuito nazionale delle mezze maratone a livello bronze. Si svolgerà a Ribera domenica 18 dicembre. La partenza è prevista, riunione e partenza dei partecipanti per le ore 7.30 e poi la partenza alle ore 9.30 da Piazza Duomo. A tutti i partecipanti sarà dato un pacco gara dove dentro troveranno diversi prodotti e una retina delle nostre radiotopiche di Ribera. I partecipanti sono tutti tesserati Fidel. Il percorso, come abbiamo detto, partirà da Piazza Duomo, attraverserà diverse vie principali della città per poi immettersi lungo la strada provinciale 33 direzione Seccagrande e il ritorno per l'arrivo sempre in Piazza Duomo. La corsa è inserita nel circuito siciliano e batte l'ottava prova del circuito del 20° Gran Premio di Sicilia mezze maratone. Sono previsti circa 400 partecipanti. Chiaramente la maggior parte proviene dalla Sicilia, ma abbiamo anche già diverse adesioni fuori dalla Sicilia. A conclusione, chiaramente ci sarà la premiazione, saranno premiati i primi assoluti maschili e femminili, poi ci sarà effettuata la premiazione delle primi tre di categoria maschili e femminili, senior e master, secondo la categoria Fidel. E la premiazione avverrà con la consegna di ceramiche e delle ceste con di questi prodotti tipici locali. A tutti i partecipanti invece sarà donata una medaglia di corte. Questa è una manifestazione, diciamo, che porterà a Ribera, per la promozione della nostra randa, diverse partecipanti, quindi un segnale positivo per la nostra città. Grazie. Dobbiamo ricordare che è una manifestazione che già l'anno scorso doveva essere svolta, ma che a causa della tragedia che ha investito Ravanusa, il comune di Ravanusa, il questore l'anno scorso ha annullato tutti gli eventi, per cui quest'anno ci siamo ripromessi, avevamo già dato l'anno scorso il nostro patrocinio, per cui continuiamo anche quest'anno e dobbiamo dire che sarà presente anche il nostro fiore all'occhiello, oltre all'arancia di Ribera, anche il conservatorio Toscanini, che parteciperà con dei ragazzi che suoneranno degli strumenti a fiato e allieteranno anche la partenza di questa bellissima manifestazione. Quindi è una cosa molto importante che promuove non solo il territorio, ma anche a livello ci promuove proprio come città delle arance e della musica a livello regionale e anche fuori dai confini, perché sappiamo che parteciperanno anche atleti provenienti da fuori dalla Sicilia. E oggi abbiamo tenuto questa conferenza stampa per l'iniziativa della quarta maratona che si farà e che si svolgerà nella nostra città di Ribera, un evento di rilievo non soltanto regionale ma anche nazionale. Non è stato possibile che si svolgesse l'anno scorso, un po' a causa della pandemia, ma soprattutto dopo i fatti tristi che hanno coinvolto Ravanusa nella vicenda che ha visto la tragedia di Ravanusa morire 11 persone, e il prefetto in quell'occasione ha eliminato tutti gli eventi giustamente. Quest'anno abbiamo ritenuto di doverla rifare, il comune con grande disponibilità ha dato il patrocinio di questo evento, parteciperanno circa 400 atleti che arriveranno da qualsiasi parte della Sicilia, anche fuori dalla Sicilia. L'evento permetterà di conoscere il nostro territorio agli atleti che interverranno, ma di promuovere la nostra città. Il percorso è cittadino ma anche extracittadino, ma avremo anche in questo la sponsorizzazione da parte del nostro consorzio Arancia di Ribera DOP, perché
ogni iniziativa che noi vogliamo portare avanti deve far sì che venga conosciuto il nostro prodotto d'eccellenza, la nostra arancia e il nostro conservatorio di musica di Stato che interverrà anche alla partenza per allietare la giornata e anche i partecipanti all'evento. Ringrazio tutti gli atleti che arriveranno, speriamo che il tempo sia clemente, ci consenta che si svolga tutto con la massima serenità. È stato predisposto tutto il servizio d'ordine, già ringrazio anticipatamente la partecipazione non soltanto delle forze dell'ordine locali ma anche dei volontari della protezione civile che ci collaboreranno per gestire al meglio questo evento, e rientra tra una delle manifestazioni del nostro Natale. Quindi ringrazio io l'associazione, gli atleti che intervengono e faccio loro un in bocca al lupo per la buona riuscita di questa manifestazione.